Il nome della rosa di Umberto Eco. Ci si chiederà come mai presentare in 2 minuti un libro che ha tanta storia alle spalle, ma saprete che quest'anno 2020 sono 40 anni dall'uscita di questo grande capolavoro che è stato un successo planetario perché è stato acquistato, è stato tradotto, premiato, strapremiato, visto sul grande schermo e visto sul piccolo schermo. Autore ne era questo studioso che era già un divo dell'Accademia all'epoca, Umberto Eco, e sedusse tutti con questo giallo medievistico che grondava di filologia e erudizione. Il senso è nella storia del protagonista, che è un teologo detective, un Guglielmo da Baskerville, che insieme al giovane allievo Azzo si affanna a risolvere una serie di delitti ambientati nella biblioteca di un grande monastero, dove è stato celato, poi si scoprirà, un manoscritto aristotelico sconosciuto fino a quel momento che tratta del riso. Ma siccome il riso uccide la paura, ecco che Jorge da Burgos, un mistico reazionario, decide di uccidere chissà e incendiare la biblioteca pur di non farlo conoscere, perché senza la paura non ci può essere la fede. Questo è il nucleo concettuale. Umberto Eco ci mise di tutto. Combinò la storia e la filosofia con la suspense di Sherlock Holmes, la frase che girava più spesso era all'epoca elementare Azzo, e ci portò dentro questa biblioteca insieme a un mostro sacro del cinema che era Sean Connery, che era appunto lo 007 per eccellenza. All'interno c'è il Medioevo senza dubbio, un Medioevo rivisitato, ma ci sono tutti i drammi, le contraddizioni e le eresie dell'Italia degli anni di piombo, che quindi fanno di questo libro un romanzo ferocemente contemporaneo. Cito due passaggi che mi stanno molto a cuore. Primo, quando Guglielmo, guardando i resti della biblioteca bruciata, dice: era la più grande biblioteca della cristianità ed ora l'anticristo è veramente vicino perché nessuna sapienza gli farà più da barriera. E poi, secondo momento, quando Guglielmo regala al giovane Azzo le sue lenti, i suoi occhiali, perché sono un regalo impagabile, che il maestro fa un allievo. Umberto Eco ci vuol dire che maestro è prima di tutto quello che un giorno ti ha fatto pensare e ti ha insegnato a guardare. Ma siccome Umberto Eco stesso dice che il bene di un libro sta tutto nell'essere letto e che senza un occhio che legga un libro reca dei segni che non producono concetti e quindi è muto, e allora vi invito semplicemente alla scuola.